trovati al Notes di Antenna 3. Vediamo subito insieme, come di consueto, gli appuntamenti in calendario per i prossimi giorni. Apro la puntata di quest'oggi segnalandovi il Matto Rosso Music Festival, il festival che farà vivere a Montebelluna 4 giorni di musica con artisti d'eccezione. Dall'11 al 14 luglio si alterneranno sul palco, allestito allo Stadio San Vigilio, artisti del panorama contemporaneo e non solo. Si inizia proprio l'11 luglio con i Sonora, il 12 luglio ci sarà Dargen D'Amico, Mecna e Mischeta, il 13 luglio Elio e le Storie Tese, il 14 luglio Vasco Brondi e molti altri ancora. Mattorossofestival.it per saperne di più, scoprire tutti gli artisti e acquistare le prevendite. Nel 1357 a Praga iniziò la costruzione del Ponte Carlo. Il fascino immortale del centro storico di Praga, disegnato in varie epoche, cominciò a prendere forma nella seconda metà del XIV secolo, quando il re di Boemia, Carlo IV, divenne imperatore del Sacro Romano Impero e spostò proprio qui la capitale dell'impero. Una delle prime opere che commissionò fu la costruzione di un ponte che collegasse le due sponde del fiume Moldava. Visitato da oltre 4 milioni di turisti all'anno, il Ponte Carlo, lungo più di 500 metri e largo 10, conserva la struttura originaria in stile gotico, poggiante su 16 arcate. Ospita abitualmente artisti di strada, musicisti e piccole bancarelle. Se ami la vita ricambia il tuo amore. Arthur Rubinstein. La curiosità del territorio di oggi ci porta sul Montello. Siamo naturalmente in provincia di Treviso. Si tratta di una collina di terra rossa che si eleva, isolata e ben definita, poco oltre i 300 metri e per 15 chilometri a sud dell'attuale corso del fiume Piave. La sua forma, che in lontananza appare perfettamente regolare, è una grande ellisse. Caratteristica principale sono le doline carsiche, con la formazione di grotte e risorgive e senza un'idrografia superficiale. La grotta più imponente e famosa è il Tavarangrando, altre invece come il Buoro di Ciano sono anche visitabili. Il Montello è il paradiso dei ciclisti, offre infatti percorsi dove piacevolmente si corre con il fruscio dell'acqua del canale da una parte e la visione di dolci e verdi paesaggi con qualche villa, qualche mulino, qualche maglio e anche qualche antica casa rurale dall'altra. Dal Notes di Antenna 3 per ora è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata. Arrivederci.